Sì, abito qua. Mi sono trasferito da 2 mesi. Sarà felice di sapere che potranno buttare giù presto la casa. Sì. Per la Minitav. Effettivamente sono contentissimo. Siamo a Collegno, un comune della cintura ovest di Torino, dove la costruzione della Minitav richiederebbe la demolizione di almeno 40 palazzine. Sindaco, le ho portato il caschetto. E io metto il caschetto e anche l'armatura, perché qui ci opporremo ferocemente a questa idea scellerata. Per Collegno sarebbe un vero disastro. Per raddoppiare i binari esistenti e far spazio alla Minitav, che tanto piace alla Lega, in totale sarebbero a rischio demolizione 130 case in 6 comuni, con 450 famiglie e 1400 abitanti sfollati. Io ritengo che una Minitav con queste caratteristiche sia molto più costosa ed enormemente più impattante dal punto di vista sociale della soluzione che è stata fino adesso prospettata. E allora, muniti di caschetto antimacerie, siamo andati a dare la bella notizia ad alcuni dei residenti delle case a rischio demolizione. È pronta? Sì. Alla demolizione di casa sua è pronta? No. Devono fare la Minitav e farla qui a Collegno? Proprio dove c'è casa sua, devono buttare giù tutto. Quando dico lo spazio in giro, proprio dove sono le case devono venire. Cede per il progresso casa sua? Se me la pagano molto bene, a me va benissimo. Sinceramente mi piacerebbe poi vedere la prima pietra buttata giù da Salvini sul trattore. Beh, prima di buttare le case dovranno buttare giù noi, no? Dovranno abbattere noi. Io sono sempre stato no TAV. In questo momento non so più in realtà che cosa pensare. Confuso anche lei? Già, mi hanno confuso.